Bentornati al corso Educa Italia, l'Italia che educa. Oggi impariamo bene i numeri. Guardiamo questa scena. Ciao, Pronto? Buongiorno, volevo parlare con qualcuno per un guasto. Ho già chiamato il numero che termina in 8913, ma non risponde nessuno. Ora ho fatto questo, è quello giusto? Sì, siamo la società di servizi Bianchi. Buongiorno. Mi chiamo Claudio Rossi, la contatto perché ho bisogno di un idraulico. Potrebbe venire da lei oggi nel tardo pomeriggio, verso le 6. Va bene? Perfetto. Abito in via Alberto Paffi 123, a Roma. Bene, allora più tardi, signor Rossi. Arrivederci. Arrivederci. provate ora a rispondere a queste domande. Come si può rispondere al telefono? Dove abita il signor Rossi? Quali sono le quattro cifre finali del numero di telefono della società di servizi a cui si riferisce il signor Rossi? E ora vediamo le soluzioni. Si può rispondere pronto. Il signor Rossi abita a Roma in via Alberto Paffi 123. Le quattro cifre sono 8913. Vediamo ora i numeri dell'italiano. Cominciamo dai numeri cardinali, cioè dai numeri che rappresentano il cardine della nostra lingua. Iniziamo dai numeri da 0 a 9. In realtà li conosciamo già, li riprendiamo. Questo è il numero 0. Questo è il numero 1. Questo è il numero 2. Questo è il numero 3. Questo è il numero 4. Questo è il numero 5. Questo è il numero 6, questo è il 7, l'8, e il 9. Ora ripetiamoli insieme. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4 e così via. Proseguiamo. Vediamo ora i numeri dal 10 in poi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ripetiamoli insieme. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E poi vedremo fra un po' anche gli altri. Rivediamoli, i numeri da 0 a 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora io scrivo dei numeri in cifre e voi provate a scrivere in lettere i numeri che scrivo io. Nove. Scrivete questo numero in lettere. Il numero ora ve l'ho detto. Fra un po' vi farò vedere altri numeri. Voi dovete scriverlo in lettere. Ecco il secondo. Ecco il terzo. Ecco il quarto. Ed ecco il quinto. Vediamo le soluzioni. 9, 19, 2, 8, 18. Vediamo ora i numeri successivi al 20. Cominciamo da questo. 2, 1, il 20 lo conosciamo, qui c'è una cifra in più, il numero è 21. Vedete che cosa è avvenuto? Questo è 1. La vocale cade e il numero diventa 21. Attenti, se vediamo questo, qui abbiamo 30, più 1. Succede la stessa cosa. 31. Cade la vocale. È l'unica eccezione alla quale fare attenzione per imparare bene questi numeri, questi primi numeri. Il 20 lo conosciamo. Vediamo ora i numeri dal 30 al 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ora rivediamoli e leggiamoli insieme. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Facile. Vediamo allora a questo punto i numeri dal 20 al 29 conoscendo già il 21. Li vediamo scritti e li leggiamo insieme. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 21 già lo conosciamo, 22, 20, scriviamolo in lettere, più 2, uguale 22.
23, 20 più 3 uguale 23, attenzione all'accento, 24, 25, 26, 27, 29, attenzione al 28, ecco, avete già sentito. Del resto l'ho detto già, non ho detto 28, ho detto 28. Succede quindi la stessa cosa che succedeva per il 21. Ventotto è uguale a 20 più 8, ma anche in questo caso cade la vocale e quindi il risultato è 28. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vediamo ora alcuni numeri superiori a 90. Non solo 91, 92, 93. Ma per esempio 100, scriviamo il numero 100. Ecco il numero 100. In lettere, 100. Prendiamo anche 101. Sentite, ho detto 101, non 101. In questo caso la parola è 100, la parola è 1, ma qui non cade la vocale, rimane. Quindi non ho 101 come per 21, 31, 41, ma ho 101. Facciamo qualche altro esempio, esercitiamoci ancora sui numeri superiori a 100. Per esempio, 120, scriviamo 120. 120 in numeri, in lettere. 100 20, 133, 100, 30, 3, attenti all'accento, 200, 2, 100. Vediamo ora insieme anche i numeri 200, 300, 400, guardiamoli. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E ora ripetiamoli insieme. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vediamo ancora un altro esempio. Otto, otto, quattro. Come lo leggiamo? Questo sta per 800. Questo sta per 80.
Questo sta per 4, quindi lo leggiamo 884. Possiamo anche scriverlo così. 884. Perché ho detto possiamo anche scriverlo così? Perché vedete, qui le vocali erano due, ne ho tolta una, perché le parole si sono fuse, e invece di dire 884, ho detto e scritto 884. Esercitiamoci ancora su alcuni numeri, ricordiamo, cardinali, e vediamo questi numeri. Vedete? 1000 e poi 1001, 1010, 1100, 1101, 1112, 1200, 2000, 4562. 1000, 1001, 1010, 1100, 1101, 1112, 1200, 2000, 4562. Scriviamo in lettere quest'ultimo numero. Abbiamo detto 4562. Scriviamolo in lettere. Sessanta, qui c'è il 2, 2, basta unire queste parole per scrivere in lettere il numero 4562, 4562. Abbiamo parlato finora dei numeri cardinali. C'è un'altra importante categoria di numeri in italiano ed è la categoria dei numeri ordinali. Vediamoli. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, ventesimo, ventiquattresimo, centesimo, millesimo. Ovviamente erano solo alcuni esempi. Proviamo a rivedere l'elenco e ripetiamo insieme i numeri che vediamo. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, ventesimo, ventiquattresimo, centesimo, millesimo. Possiamo scrivere in lettere e in numeri, perciò anche i numeri ordinali.
quarto, possiamo scriverlo perciò così, in lettere. Il numero lo scriveremo così, quarto, 4, mentre questo è 4, quarto, 4, questo è il numero ordinale, questo è il numero cardinale. A differenza dei numeri cardinali, i numeri ordinali si accordano con il nome in genere e in numero. Guardiamo questi esempi. La è la prima lettera dell'alfabeto. Questo è il quinto libro di Andrea Camilleri che leggo. Domani le terze classi usciranno alle 12:30. Adoro i secondi piatti del ristorante da Franco. Molto chiaro. Vediamo un esempio per renderlo ancora più chiaro. Prendiamo per esempio la parola classe. Classe. Classe è un nome femminile singolare. Il plurale è classi. Se voglio accordare il numerale ordinale secondo, per esempio, questa sarà la forma del maschile singolare. La forma in A sarà la forma del femminile singolare. La forma in I sarà la forma del maschile plurale, la forma in E sarà la forma del femminile plurale. E allora, classe seconda, quindi seconda classe, classi seconde, quindi seconde classi, perché abbiamo detto classe è un nome femminile in E, il plurale è I e quindi, secondo la regola che ormai conosciamo, l'aggettivo si accorda con il femminile singolare, seconda, e con il femminile plurale, seconde. Se io dico invece secondo treno, dirò secondo treno perché il nome è un maschile singolare, secondi treni perché il nome è un maschile plurale. La regola, dicevo, è molto semplice, ormai la conoscete. Vediamo ora questi esempi. Vedete? Sono dei numeri in cifre. Provate a scriverli in lettere. 13, 27, 79, 105, settimo, 290, primo, 1492. Vediamo ora le soluzioni. 13, 27, 79, 105, settimo, 290, primo, 1492. Ora facciamo l'esercizio contrario. Scrivete in cifre i numeri in lettere che vedete. 85, 306, terzo, 30, sesto, 1120. Ecco le soluzioni. 85, 306, terzo, 30, sesto, 1120. Anche per oggi la lezione è finita. Ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, studiate e fate sempre tanti tanti esercizi. Alla prossima!